Allora, voi avete organizzato una manifestazione di quelle che si studiano nelle tesi, no? 40.000 persone a Torino cambiarono la sorte dell'Italia, delle relazioni industriali. Voi avete chiamato 40.000 persone in piazza per dire sì al fare, diciamo, sì alla TAV, ma era un sì emblematico. Chi parla di voi? Tutte e sette in coro? Non credo, no? Ecco, lei, prego, signora, si presenti e ci dica cosa... Lei chi è? Allora, io sono Giovanna Giordano. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Che idea si è fatta di questo clima che c'è nel paese? Prego? Che idea si è fatta di questo clima che c'è nel paese? Beh, mi sono fatta l'idea di un clima molto conflittuale. Molto conflittuale e molto spesso negativo. Negativo in cui si dicono tanti no, in cui si litiga, in cui si urla. E allora noi abbiamo provato a fare qualche cosa di diverso. Abbiamo provato, quasi per scherzo, colpite da un attimo di follia, abbiamo provato in un momento in cui a Torino ci siamo sentiti particolarmente colpiti dal no alla TAV che era stato pronunciato in Consiglio Comunale, abbiamo provato a dire facciamo qualcosa, proviamo a muoverci noi come cittadini, come società civile. E abbiamo detto proviamo a dire dei sì invece che di dire dei no. Proviamo a dire innanzitutto sì alla TAV, ma anche sì al progresso, sì a una serie di cose che ci portino avanti. Signora, sa cosa viene da dire, no? Tempo... Lei sa come Beppe Grillo ha commentato la vostra esperienza? Ha detto, beh sì, sono dei borghesucci, un po' la stessa cosa si era detta a Roma quando le persone sono andate in piazza con Virginia Raggi, anche questi modi, mi piacerebbe il sì, vorrei che non si litigasse, non è un po', non siete fuori moda? Ma questo, posso intervenire? Prego, lei è signora? Grazie. Sono Patrizia Ghiazza, buonasera. Buonasera Patrizia Ghiazza, prego. Buonasera, guardi... Può darsi che noi si sia fuori moda, devo dire non, può darsi che lo si sia. Noi ci sentiamo persone che lavorano, che hanno un progetto professionale, che hanno un orgoglio nel lavoro che fanno e desiderano che i propri figli facciano delle scuole sufficientemente solide, strutturate, consistenti, che possano garantirgli un futuro. Questi sono i nostri valori. Sentiamo la necessità di impegnarci sia nei nostri campi professionali che nell'ambito delle nostre famiglie e in questo momento anche nell'ambito della società. Allora, che questo significa essere borghesi o borghesucci? Probabilmente lo siamo. Marco Travaglio, che portata non ha questa esperienza? Non solo noi però, ecco, non solo almeno noi, altri 40.000. 40.000 persone. Marco Travaglio, che portata ha questa esperienza? Beh, è stata una bella marcia pacifica, non di 40.000 ma di 25.000 persone che corrispondono a un torinese su 35. A Torino c'è un sindaco che è stato eletto da 200.000 persone e il primo partito in Italia, il Movimento 5 Stelle, ha preso 11 milioni di voti, essendo notoriamente no TAV. Dire di no non è sempre un disvalore, dipende a che cosa si dice di no. Se si fosse detto di no al MOSE, avremmo evitato di buttare miliardi in un'opera demenziale che sta marcendo prima ancora di essere finita nella laguna di Venezia. Se avessimo detto di no a tanti altri tangentifici inutili che ci hanno svenato e hanno fatto impazzire il debito pubblico e la spesa pubblica, avremmo fatto bene. Il problema dell'Italia è che ha detto troppi sì senza fare analisi costi-benefici. Se si fa l'analisi costi-benefici del TAV, perché vi informo, è un treno, treno ad alta velocità, si chiama il TAV, non la TAV, si scoprirebbe innanzitutto che è un treno merci
e che quindi tutti quelli che vogliono salirci sopra non ci saliranno mai, perché è un treno per le merci. Esiste già una ferrovia per le merci, inutilizzata all'80%, perché il mercato delle merci su quella direttrice si è rinsecchito, mentre negli anni 80, quando l'opera è stata concepita, si pensava che sarebbe esploso. Quindi serve l'analisi costi-benefici. È un treno che non va completato, perché non è mai stato costruito un solo millimetro allora, di quella ferrovia. Aspettate, quindi, perché ci stiamo avvicinando ai termini dell'economia. Un'opera che non esiste. E c'è sempre Cottarelli. Stiamo parlando di un'opera che costerebbe 20 miliardi, non servirebbe a niente e inquinerebbe una valle. Allora, quindi, Ghiazza, voi meno dite male che dei c'è chi sì, dice no. Ecco, voi dite dei sì a prescindere. Cioè, è l'idea. Ci piace, bisogna fare, bisogna muoverci, non bisogna dire no. Poi, se fai i calcoli, dice Travaglio, ogni tanto un no conviene. Ma innanzitutto ci tengo a precisare che l'area che abbiamo occupato di Piazza Castello, secondo i nostri calcoli del nostro architetto, erano circa 11.200 metri quadrati, con una media di 4 persone al metro quadrato. Le persone, e con anche le riprese che sono state fatte dal grattacielo al fianco della piazza, siamo più vicino ai 45.000 persone, ecco, si vede nell'immagine, la potete vedere, siamo più vicino alle 45.000 persone che alle 40.000, però su questo sorvoliamo, perché comunque non è così importante che fossero 25.000, 40.000, 45.000, i dati tecnici ci sono. Per quel che riguarda la TAV, se da qua vogliamo partire, perché ovviamente per noi ciò che ci ha aggregato quel momento era un non riconoscerci in una dimensione in cui la città dichiarava sono una città no TAV, visto che il nostro sentimento, che non è solo un nostro sentimento, ma è una legge del Parlamento italiano, ratificata anche da una legge del governo francese, firmata nel 2012 con delle modifiche nel 2015, quindi no, presentate alla comunità europea. E quello dice, ormai ci dobbiamo stare. Internazionali ratificati, nei quali Carlo noi Cottarelli, non solo crediamo, mi perdoni, ma Ghiazza, desideriamo da lei seguito.